qua lei sta correndo troppo. Dopodiché quella pure però ci sono dei problemi legati al. Da dove saliamo? E certo, del blocco operatorio. Quindi siamo pronti. Però devo vedere se queste cose funzionano anche perché poi non è. Abbiamo ripreso un cantiere, un'opera che era rimasta bloccata e che sarebbe diventata una delle tante incompiute. Stiamo impegnando 3 milioni e 2 circa, 4 milioni e 2, poi c'è un altro blocco di lavori per un paio di milioni ancora. Si tratta di interventi essenziali per dotare la struttura policlinico di nuovi posti letto in terapia intensiva, la riqualificazione del blocco di chirurgia d'urgenza, tutte opere di cui la città e non solo la città di Palermo hanno grande bisogno. Penso che a giugno ci siamo dati appuntamento con il rettore per la inaugurazione, perché nel frattempo il cantiere va avanti velocemente. E questo vale anche per tutti gli altri 22 interventi in altrettante strutture ospedaliere dell'isola.